A poche ore dalla pubblicazione del comunicato PD in tema di sanità di montagna, nel quale vengono evidenziate alcune vulnerabilità del sistema sanitario e di una gestione, si legge nella lettera aperta, incapace di governare il nostro territorio con politiche sanitarie credibili ed efficaci, arriva la replica del consigliere regionale leghista Simona Pedrazzi, la quale risponde punto per punto a quanto richiamato nel comunicato DEM. Le informazioni devono essere date in modo concreto e reale. Leggo infatti che ritengono il fallimento del sistema lombardo, anzi addirittura bocciato dal governo centrale. Questo non è assolutamente vero, infatti l'agenzia Agenas ha dato un report totalmente differente, indicando l'innovazione del sistema sanitario lombardo, soprattutto per quanto riguarda la medicina territoriale. Lo stesso rapporto, precisa il consigliere Pedrazzi, riporta certo la necessità di dover ampliare l'offerta della medicina territoriale, cosa non avvenuta negli ultimi anni a causa del mancato stanziamento dei fondi da parte del governo centrale. Ma grazie al nuovo PNRR, la Lombardia, rassicura il consigliere di maggioranza, sarà la prima regione a poterne beneficiare. Rispetto poi all'avvenuta cancellazione nella proposta di legge di alcuni riferimenti alla montagna, Pedrazzi precisa. Abbiamo semplicemente sostituito la parola montagna con territori facenti parte delle comunità montane e delle province facenti parte di aree montane. Da 100.000 abitanti le aree di montagna potranno avere un distretto ogni 20.000 abitanti, quindi questo è sicuramente un supporto per potenziare quelle che sono le attività sociosanitarie. Capitolo liste d'attesa per visite specialistiche ed operazioni chirurgiche. Simona Pedrazzi ammette ne abbiamo avute, ma soprattutto durante il periodo della pandemia, e puntualizza. Perché Regione Lombardia ha stanziato oltre 100 milioni di euro per sopperire a questa problematica, andando incontro chiaramente alla necessità dei cittadini. Ricordo anche che sono stati stanziati più di 500 milioni per quello che riguarda l'assistenza domiciliare integrata, oltre 400 milioni per la telemedicina, il teleconsulto e il telemonitoraggio. Ben venga dunque quel confronto tra maggioranza ed opposizione in tema di sanità, auspicato da entrambe le parti. Leggere che si auspica a quello che è un confronto è assolutamente positivo. Abbiamo fatto più di 300 audizioni e 4 convegni, quindi credo che abbiamo largamente coinvolto i vari stakeholder. Però sono completamente aperta a ulteriori confronti. Chiaro è che inneggiare a quello che è un confronto alla fine di un iter procedurale è abbastanza comodo.